Nelle isole Sporadi abbiamo assaggiato tante cose, buone e meno buone. Se siete curiosi, state a vedere. Assaggiamo questa specialità greca, lo yogurt con il miele. C'è un sacco di miele. Insomma, rimangiato di meglio, va detto, è un po' affogato del miele. Comunque stiamo facendo colazione un po' tardi, insomma ci siamo alzati un po' tardi, siamo al neoclima e insomma ci vediamo dopo. Abbiamo trovato un cliente per lo yogurt greco, c'è l'Alice, al quale piace tantissimo. Aum! Siamo a Neoclima e abbiamo preso questa sera i vaflachi da asporto, che dovrebbero essere un incrocio tra souvlaki e waffle. Vediamo un po'. Oh, vaflachi chocolate. E quindi assaggiamo, Alice, assaggiamo, lo assaggio io perché te sennò ti cosi. Com'è questo vaflachi? Dolcissimo, buono, consigliato. Ed eccoci all'assaggio della cheese pie o tiropita. Sinceramente me la immaginavo un po' diversa, sembra un po' fritta. Ora l'assaggio. È fritta. Sembra una sfogliata con dentro il formaggio, però è buona. È salata. Se me la piace anche l'Alice. Bene. Stiamo continuando l'assaggio, dentro è completamente ripieno di formaggio, ma poi è pesantissimo, non saprei dire quanto, ma è almeno mezzo chilo, quindi prendetene una in due. Buongiorno a tutti, questo è il nostro quinto giorno sull'isola di Skopelos nelle Sporadi e oggi facciamo colazione con i biscotti che ci ha lasciato il nostro padrone di casa quando è venuto a rifarci la stanza. L'abbiamo ritrovati lì appena entrato sul tavolo, tipo il secondo o il terzo giorno. Sentiamo come sono, dovrebbero essere la cannella. Sì, è tu, Alice. Sono marroni dentro, infatti sembra un po' a biscotti tipo quelli dell'Ikea. Buoni? Assaggia, Alice. Mettiti giù e assaggia. Non ce l'hai in mano. Bene, comunque oggi nel tempo, stanotte ha fatto un grande temporale con un sacco di suoni e lampi e vai e un sacco di pioggia. Il tempo non mette bene, quindi oggi andiamo a visitare l'isola, la Cora, Skopelos. Siamo da Fuscaki a Neoclima a Skopelos, che è una coloratissima catena di crepe, waffle e i Fuscaki, e assaggiamo la crepe con le prugne di Skopelos, che hanno la fama di essere le più buone del mondo. Ora andiamo ad assaggiarla. In realtà in questa crepe c'è solo la pasta e le prugne, infatti la cameriera era un po' perplessa. Comunque andiamo. Vabbè, temevo peggio. Da provare comunque. Siamo nella baia dell'Imnonari a Skopelos e questa è una zuppa tradizionale dell'isola. C'è yogurt greco, menta, cetriolo, c'è del ghiaccio, olio a volontà, aceto e insomma altre cose. Ora la vado ad assaggiare con ansia. È buona, mi sembra si chiami Dovularia o qualcosa del genere, magari cercheremo di verificare. Comunque da provare, è molto buona. Ecco, questo è il pork roll con le famose prugne di Skopelos, che sembra siano le prugne più buone del mondo, anche se quest'anno il raccolto è stato rovinato dalle piogge di maggio, però insomma loro le utilizzano secche. Sentiamo com'è. Buono. Questo
è il piatto più buono che ho mangiato, ecco, l'immancabile ape, finora sull'isola. Veramente ottimo. Abbiamo comprato in un banchino per la strada queste prugne secche di Skopelos, che sono le famose prugne di Skopelos, quindi andiamo ad assaggiarle. Cioè, in realtà noi si cercavano fresche, però ci hanno detto che quest'anno, siccome è piovuto, insomma, il raccolto non è andato bene, assaggiamo come sono quelle secche. C'è il nocciolo dentro. Hanno un sapore più deciso rispetto a quelle più grosse che si trova nel supermercato. Una buccia un po' spessa, però direi che sono approvate. Siamo a Milia e ora assaggiamo una specialità cretese, anche se appunto siamo a Lonisos, è il Dakos, chiamato appunto Cretian Dakos. C'è un crostone con feta, pomodori, olive e cetrioli, molto buono, ottimo da provare sia a Creta ma anche qui a Milia. Siamo nel porticciolo di Mozzi sotto casa nostra, assaggiamo i fagioli verdi tanto agognati, ci sono quasi in ogni ristorante, a volte sono rossi, questi sono quelli verdi, molto buono, finalmente li ho assaggiati, consigliatissimi. Siamo a Stenivala nella taverna Tassia e abbiamo preso come antipasto i dolmadakia, che sono involtini di vite stufati con il riso, e a volte c'è la carne, a volte no. Andiamo ad assaggiarli. Ricordiamo che anche noi abbiamo fatto un video di cucina con Alice dove si cucinavano i dolmadakia. Questi sono la versione vegetariana, c'è solo riso e spezie e non c'è carne, però come antipasto sono buoni. Siamo ad Alonisos, abbiamo voluto provare anche qui la cheese pie, ci hanno portato una cosa gigantesca che mangerò nei prossimi giorni, proviamo ad assaggiarla, vediamo com'è. Vorrei bruciasse. È un po' diverso anche di Skopelos, mi ricorda qualcosa, però in questo momento non mi sovviene. Comunque, più che altro è gigante, se avete molta fame ordinate la Lonisos Cheese Pie qui a Voz. Ecco, mi è venuto in mente, sa di sofficino Findus, quindi se avete nostalgia dei sofficini, però insomma dopo averla assaggiata per un po' è più buona quella di Skopelos, che è comunque l'originale. Siamo sul porto di Schiato e assaggiamo le honey balls, cioè le palle di miele, queste sono con cioccolata e granella di nocciole, credo, sono tantissime, pagate 5 euro, però sono veramente tante, sono veramente buone. Quindi insomma, di tutto questo marasma di Schiatos, sul porto c'è questo baracchino che fa queste honey balls veramente gustose. Vi abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca, eh? Se vi è piaciuto questo video, soprattutto le cose che abbiamo assaggiato, mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale Rifugio del Funghetto e guardate gli altri nostri video sulle sporadi. A presto!